Ovviamente la libertà di espressione e di manifestare in Italia deve essere sempre garantita. Credo che il giorno della memoria fare una manifestazione per attaccare Israele sia una cosa molto inadatta, perché far passare paragonare i crimini del nazismo a quello che sta facendo Israele è antisemitismo. È riconosciuto così da quello che sono i canoni internazionali per l'antisemitismo, e quindi se qualcuno dovesse fare una manifestazione basata sull'antisemitismo potrebbe essere un problema. No, un flash soltanto anche su quello che è uscito dal CDM adesso, che hanno dato l'ok al via libera sull'allungamento dei mandati per i comuni sotto i 15.000 abitanti. E la Lega dice una vittoria della Lega, però in realtà anche voi eravate aperti, insomma, la Lega si sta intestando questa vittoria, ecco. Ben venga, certamente è una vittoria della Lega, una vittoria Fratelli Italia, una vittoria Forza Italia, una vittoria dei moderati, una vittoria del governo del centrodestra unito che sta governando bene la nazione. E lo dico non per prendere le distanze da quello che ha detto la Lega, anzi per confermarlo, perché noi siamo uniti. Se la sinistra spera tutte le volte, in ogni occasione, di trovare una divisione nel centrodestra, sbaglia, perché poi tutte le volte vanno a sbattere contro un muro. Sindaci sotto i 15.000, ok, ma sui presidenti delle regioni vale lo stesso ragionamento? Mi sembra che non ci sia stata questa decisione in Consiglio dei Ministri. L'ultima cosa, onorevole, sempre su riguardo alla Palestina e questa manifestazione, vi unirete alla comunità ebraica romana che chiede di evitare di farla andare in scena questa protesta? Valuterà il Ministero degli Interni con tutte le informazioni che hanno e con la dovuta, e con sicuramente l'attenzione e la dovuta capacità che ha il Ministro Piantedosi.